Sono sconcertanti gli esiti dei controlli effettuati dall'Ispettorato del Lavoro di Rimini. Da quanto si evince dalle notizie di stampa, non un'attività è risultata in regola. Scende in campo la CGIL dopo che in città sono state sospese 3 attività e su 8 strutture verificate. Sono stati trovati 8 lavoratori non in regola ed elevate sanzioni per 27.000 euro. Il sindacato parla di lavoro nero, contratti non rispettati, irregolarità contributive che danneggiano in primo luogo i lavoratori ma anche quella parte di imprenditoria che rispetta le regole. Giudichiamo positivamente le dichiarazioni rilasciate dal responsabile del servizio di vigilanza dell'Ispettorato circa le attività di controllo che verranno effettuate nel corso dell'estate, aggiunge la CGIL riminese. Chiediamo che il sistema turistico della Riviera, comprensivo del lavoro e a partire dal piano strategico nazionale sul turismo, sia più frequentato dalla discussione politica locale, al di là dei particolari interessi delle varie categorie economiche che si susseguono di volta in volta. Chiediamo che venga tenuta alta la guardia sui temi della legalità e della salute e sicurezza. Come CGIL di Rimini abbiamo presentato nei giorni scorsi l'avvio della campagna informativa hashtag Dillo alla Filcams, che prevede la sistematica presenza della Filcams CGIL vicino alle lavoratrici e ai lavoratori dove questi prestano la loro attività. Sono i precari che a causa della crisi e di minori tutele contrattuali hanno visto peggiorare le condizioni di lavoro e accrescere le condizioni di disuguaglianza e ricattabilità economica. Rivendichiamo anche nella nostra provincia, chiosa la CGIL, un modello economico che rimetta al centro i temi della qualità, del lavoro e dei diritti.